Abbiamo visto la volta scorsa la proprietà della simmetria assiale. C'è una trasformazione geometrica definita da la seguente proprietà: la simmetria di asse A manda il punto A nel punto A'. Sul testo c'è scritto la simmetria della trasformazione geometrica che manda A nel suo simmetrico. Ora, dire così è non dire niente, a meno che io non dica che cosa significa simmetrico. Dire che manda un punto nel suo simmetrico non è dire che cosa fa esattamente la simmetria. Per spiegare cosa fa o per definire cos'è una trasformazione geometrica, devo dare una procedura, una regola, una tecnica con cui qualunque punto io prenda riesco a determinare il suo simmetrico. Questo è dire che cos'è una simmetria, perché la sola frase la simmetria assiale, la trasformazione geometrica che trasforma un punto nel suo simmetrico è non dire niente, perché non dico come trovo il simmetrico. Ok? Intanto è riferita a una asse, cioè una retta, cioè la simmetria rispetto a una retta che prende il nome di asse. D'accordo? Preso un punto A qualunque o P come preferite, il suo simmetrico A' ha queste proprietà. Il segmento A' è perpendicolare ad A, alla retta A. A' è perpendicolare all'asse A, mia uscita, e la seconda interseca l'asse nel suo punto medio, cioè AM è congruente a M'. Queste due proprietà individuano in modo univoco A'. Se non dico quello, non ho detto niente. Il libro dice vado sul simmetrico A' perché ha spiegato immediatamente prima cosa vuol dire simmetrico, non è che non lo dici. Ok? Questa è la definizione di simmetria assiale, che come abbiamo visto l'altra volta è l'equivalente dello specchio. La simmetria assiale è quella che quando uno va allo specchio vede l'effetto della simmetria assiale. A' è l'immagine speculare di A. A'. Che lettera è? A minuscolo maiuscolo A in stampato? Cosa ti sembra? Non lo so. Ok, io perché cosa ti... Ok. Chiedo scusa, la mia calligrafia. No, non lo so. È da ottenere proprio da cavernicola. Abbi pazienza. Ok? Definizione. Dimostro le proprietà. Abbiamo già visto che... teoremi sulla simmetria assiale è un'isometria, cioè conserva le distanze. Se ho un segmento e ne faccio il simmetrico, il segmento e il suo simmetrico hanno la stessa lunghezza, ok? Quindi conserva anche gli angoli. Un angolo alfa ha un simmetrico alfa' che è grande quanto alfa, stessa ampiezza. Poi conserva allineamento, cioè il simmetrico di una retta è ancora una retta. Ok? Oggi vediamo un'altra proprietà. Se considero la simmetria rispetto all'asse A di una retta R che va a finire in R' e della retta S che va a finire in S'. Quindi per ipotesi R ed R' sono simmetriche, S ed S' sono simmetriche, e se R è parallela ad S, anche R' è parallela ad S'. Questo è un teorema, si dimostra, un'altra proprietà. Rette parallele
hanno come simmetriche rete tra di loro parallele. Attenzione, non significa che R e R' sono parallele tra di loro, sono simmetriche. Dimostrazione, cambio pagina. Questa è la retta A, asse rispetto al quale faccio la simmetria, e prendo due rette R ed S. Ok? Allora, per ipotesi, R è parallela ad S. Questo significa che R ed S non hanno punti in comune, se le interseca un insieme vuoto. Ok? Se sono parallele e sono diverse, non hanno punti in comune. Le loro simmetriche R' ed S' sono ancora rette. Abbiamo già dimostrato che la simmetrica di una retta è una retta. Ok? Quindi R ed S sono simmetriche. E devo dimostrare, tesi, che R' è parallela ad S'. Cioè, detto in parole povere, se R ed S non hanno punti in comune, nemmeno R' ed S' hanno punti in comune. Perché se così non fosse, dimostrazione per assurdo, supponete che R ed S abbiano un punto P in comune, supponete che siano seccanti, ok? Posso cambiare foglio? Se per assurdo esistesse intersezione tra R' ed S', se esistesse un punto in comune ad R ed S, allora P appartiene a R', anzi chiamiamolo P', questo che appartiene al primo S'. Se esistesse un punto P' in comune ad R ad R' e S', in quanto appartenente ad R', sarebbe il simmetrico di un altro punto, chiamiamolo P, cioè nella figura questo punto P' ha un simmetrico rispetto ad A, ok? Posso sempre pensarlo come un simmetrico di qualche altro punto. Apro la definizione di parallelismo di simmetria e trovo il punto di cui questo è simmetrico. Ma siccome la retta R è simmetrica di R', allora P', questo punto, appartiene ad R. Perché i punti di R vanno a finire nei punti di R'. Se ho un punto su R', questo deve provenire necessariamente da R. Quindi P', simmetrico di P', appartiene ad R. Ok? Ma vale la stessa cosa anche per S. Il primo appartiene a S', perché è il punto in comune tra R' ed S'. Ok? In quanto appartenente ad S', questo dovrebbe appartenere anche ad S, essendo il simmetrico di P'. Per cui, se esiste P' dove R ed S si incontrano, necessariamente deve esistere P intersezione tra R ed S. Ma questo non è impossibile, perché R ed S hanno intersezione vuota, essendo paralleli. Poiché non esiste P, non può esistere P'. Secondo
siccome questo è possibile, il fatto che R ed S è vuoto implica che anche R' ed S' avendo sezione vuota ergo sono parallele. Riassumo: se le rette simmetriche R' ed S' fossero secanti, il loro punto in comune apparterebbe sia ad R che ad S, rette di provenienza, ma questo non esiste perché R ed S sono parallele. Non avendo R ed S punti in comune, necessariamente né R' ed S' hanno punti in comune, quindi sono parallele. Ma questo dimostra che anche il disegno sono parallele. Certo, tra di loro. Ok? Quindi la simmetria assiale mantiene, conserva non solo l'allineamento ma anche il parallelismo tra rette. Rette parallele vanno a finire in rette parallele. Non sempre è così. Non tutte le simmetrie, non tutte le isometrie hanno questa proprietà. Inoltre, prendiamo sempre la simmetria di asse A, esistono punti tali che la simmetria rispetto all'asse A di P manda P in se stesso, cioè P' coincide con P. Ci sono questi punti? Ci sono punti nel piano i cui simmetrici sono i punti stessi? No. C'è chi dice no? Chi offre di più? Sì? No? Non so. C'è chi dice sì? I punti che vengono trasformati in se stessi sono tutti i punti dell'asse. Perché? Vediamo capire un pochettino meglio il perché. La figura è abbastanza esplicativa. Ma se P, questo si rivela solo se P appartiene ad A. Se e solo se P appartiene ad A. Il segno significa coincide, giusto? Sì, le tre barre orizzontali coincide identicamente allo stesso punto. Se così non fosse, cioè qualunque altro punto, chiamiamolo A, se il punto A grande non appartiene all'asse, allora il suo simmetrico A primo incontra, abbiamo visto per definizione, l'asse nel punto medio. Quindi AM è lungo come MA' ed M appartiene invece all'asse, in quanto punto medio che sta sull'asse. Ma se A non appartiene all'asse, allora A non è M e la lunghezza di AM non è 0. Di conseguenza A' non può essere di lunghezza nulla, cosa che invece sarebbe indispensabile se i due punti vanno uno a finire nell'altro. Se P va a finire in se stesso, significa che P' ha lunghezza 0, perché i due estremi coincidono. Solo se P e il suo simmetrico hanno lunghezza nulla, hanno distanza nulla, P e P' sono lo stesso punto. Ma questo non succede per nessun altro punto che non sia sull'asse, perché solo in quel caso AM è 0, quindi A' è M è anche nullo.
Quindi solo i punti che stanno sull'asse sono i simmetrici di se stessi. Quando questo accade, se un punto va a finire in se stesso, si chiama punto unito. Dire che un punto è un punto unito per una trasformazione qualsiasi significa che dire che il punto di partenza e il punto di arrivo sono lo stesso punto. Okay. Per la simmetria assiale i punti uniti sono tutti e soli i punti dell'asse, non ce ne sono altri. La simmetria assiale ha figure unite, cioè se prendo una figura geometrica F, qualunque sia, la sua simmetrica va a finire in se stessa. Esistono figure che sono fatte, che sono una sopra l'altra esattamente, non fatte da punti uniti, attenzione. Questo non significa che ogni singolo punto sia punto unito, ma che l'insieme sia lo stesso. Sì. Certo che ci sono tutte le figure che hanno una asse di simmetria. Esempio, il triangolo isoscele. Il triangolo isoscele ha l'altezza che è asse di simmetria, perché se fate il simmetrico ottenete la figura stessa. La faccio in verde, così forse... Il triangolo isoscele. Ma non sovrapposto, quindi. Esattamente sovrapposto. Se si possono sovrapporre. Questo punto va a finire in questo e questo nel senso. Quindi questo segmento va a finire in questo e viceversa. Si scambiano se vuoi, ma sono esattamente una sopra l'altra. Sì, sono i punti non sono uniti, ma l'insieme è lo stesso. Ok? E ci sono rette unite, ci sono rette che vanno a finire in se stesse. Sì. Certo che ci sono, quali sono? Tutte le rette perpendicolari all'asse. Qualunque retta perpendicolare all'asse ha come simmetrica se stessa. Perché un punto che sta sulla retta viene simmetrizzato nel punto che sta sulla retta stessa e viceversa. Le figure possono avere più assi di simmetria. Certo. Qualunque retta perpendicolare all'asse ha... È una retta unita, cioè come simmetrica a se stessa. La circonferenza ha infiniti assi di simmetria, tutte le rette che passano per il centro. Eccetera, eccetera, eccetera. Qualunque retta che passa per il centro è assi di simmetria. Quindi ha infiniti assi di simmetria. Il quadrato ne ha... 2, no, 4. 4, sì. Il quadrato che vedremo prossimamente ha come asse di simmetria l'asse di ogni suo lato, in realtà sono due, e l'asse di due assi che attraversano le diagonali. 4 assi di simmetria. Okay. Dire che una figura ha un asse di simmetria significa dire che è una figura unita rispetto a quell'asse. Dimmi. Quindi il triangolo equilatero ne ha 3. Il triangolo equilatero ha 3 assi di simmetria. Una figura non abbia
Certo, un triangolo scaleno non ha simmetria assiale. Un parallelogramma non ha simmetria assiale. Cioè non ha simmetria. Trapezi se è solo 6 opere. Quanto tempo abbiamo? 10 minuti. No. Domanda difficile. Non mi do la risposta oggi. Esercizio. Prego. La domanda li scriviamo. Così avete più tempo per pensarci. Allora, immaginate di dover risolvere questo problema. Supponete che la lavagna rappresenti una mappa, un territorio, una regione, quello che volete dire. E nel punto A si trova una città. Okay. Nel punto B un'altra città. E esiste, c'è un corso d'acqua che è un tratto rettilineo che passa in una certa posizione, quale che sia, poco importante. Dovete, o lasciamolo in blu, va bene, dovete collegare con il tratto più breve possibile A e B usando segmenti, tratti diretta, in modo tale che sia A che B si approvvigionino di acqua. Quindi cioè, dovete realizzare una cosa del genere. Un acquedotto che colleghi A e B, ovviamente prendendo l'acqua dalla linea, dal corso d'acqua, dal fiume, in modo tale che la linea dell'acquedotto sia la più corta possibile, perché così spendete di meno e avete minori rischi di perdite. Ma che cosa fate? Devono per forza collegare, cioè il segmento che parte da A e il segmento che parte da B devono per forza collegarsi nello stesso punto. È quello che comporta la lunghezza minima. Deve essere lo stesso tratto. Devono essere uno. E se facciamo passare prima l'acqua da B e poi la portiamo da A? Prego. Se per esempio solo B è collegato direttamente al fiume e poi l'acqua la passa via. La lunghezza è più grande, puoi dimostrare che è più grande. Deve essere perpendicolare alla linea dell'acqua. Sì e no. Non è detto che questi angoli, né questo o questo o questo, siano angoli retti. Cioè, ma scusi, se secondo me è più breve se io traccio da A al fiume, da B al fiume, la strada dei. Scommettiamo di no. Chi è un righello? E se prof collega A a B e B all'acqua? È più lunga. E se si facesse una linea verticale, verticale e poi far partire da questa linea verticale in un è ancora più lunga. Boh, ma muoiono di sé. Se si trasferiscono. Ma... Sì, così. Da così. Prego. A, B e poi... È più lunga ancora. Non è la soluzione di lunghezza minima. Abbiamo un pozzo sotterraneo. Esatto. È uguale, è ancora più lungo. Vabbè. Perché ve l'ho proposto dopo le simmetrie assiali? Perché c'è la simmetria assiale. Fatemi fare un'altra figura. Se
il corso d'acqua passasse tra A e B, la cosa più breve sarebbe un segmento, tra A e B. Sì. Questo è sicuramente il tragitto di lunghezza minima. Sì. Ok. Ma il nostro B ha un simmetrico che è B'. Cioè, se questo fosse B', sarebbe il simmetrico di B. Quindi è sufficiente prendere, nel nostro caso di prima, il simmetrico di B dall'altra parte, congiungere A e B, e poi fare questo sintascano in C, fare il simmetrico di CB. Questo è lungo come questo, A, B è sicuramente il tratto di lunghezza minima, ergo A, C, B è l'acquedotto di lunghezza più corta in assoluto. Non esistono altri. Proprio perché la simmetria assiale è una. Grazie, arrivederci. Buona domenica. Altrettanto.